Perché solo la cannabis indica? Lo so. Perché è un errore, lo correggiamo quando viene depositata. A volte si fanno degli errori, sono l'unico politico che lo ammette, Marina a volte. Però è un errore semplicemente per la trascrizione e in chi ha redatto il testo. Deriva da vecchie impostazioni di normative per cui la cannabis indica era quella che faceva e la cannabis salire invece non la faceva. Perché non è chiaro. Non esiste una, ovviamente, una distinzione botanica reale fra cannabis sativa e indica. Un tempo, ma credo fino agli anni 90, appunto si indicava come cannabis indica quella con contenuto di THC e con cannabis sativa quella invece senza THC o con contenuto bassissimo per uso industriale. Per cui nella vulgata anche, diciamo, legislativa è rimasto poi questa nomina. Siccome l'importante la mettiamo in questi termini, la parola indica è sparita dal codice penale italiano a febbraio di quest'anno, anzi ad aprile di quest'anno, quando il decreto Lorenzin è stato approvato. Nella classificazione botanica di Linneo la cannabis indica non esiste. Dagli anni 20, la riclassificazione che è stata effettuata, guardate che cosa strana, che negli anni 20 tutto il mondo succede una cosa particolare che spunta una pianta nuova, si chiama cannabis indica. Tutti i codici penali dell'Unione Sovietica agli Stati Uniti d'America, passando per l'Italia fascista, per quale misterioso motivo, questo sarebbe oggetto di qualche tesi di laurea, tutti quanti consortilmente stabiliscono che esiste la cannabis indica, che è quella che va penalmente punita, che come inizio della guerra alle droghe, sostanzialmente, fine degli anni 20 e poi metà degli anni 30. Non, è un errore, ma è un errore relativo, attenzione, perché fino a tre mesi fa, quattro mesi fa, sarebbe stato corretto dal punto di vista legislativo. La legge, quando vi dico il decreto Lorenzin, sospinta questo dei servizi, attenzione, non servizi segreti, dei servizi alla persona eccetera, di Federserd eccetera, hanno spinto perché venisse spunto definitivamente dal codice penale la parola indica, che è un falso ideologico e che non ha diritto di cittadinanza.